Signore e signori, buonasera. Prima cosa un bellissimo applauso ai nostri maestri. Ringraziamo questo bellissimo pubblico che ha fatto tre piani per salire fin qui. So che siete arrivati un po' con il fiatone, però un po' di pazienza. Adesso speriamo che tutta la nostra organizzazione di stasera possa farvi completamente ripagare dello sforzo che avete fatto. Grazie. Prima cosa vorrei qui sul palco vicino a me, se è possibile, il direttore dell'asilo Filangieri. Buonasera, grazie dell'ospitalità che ci avete dato e naturalmente è inutile dire che ringraziamo l'asilo che ci ha dato l'ospitalità stasera e passo subito la parola al nostro amico, il quale vi illustrerà alcune fasi della prima serata. Grazie. Grazie a lei. Buonasera a tutti, benvenuti all'asilo. Non ruberò troppo tempo a questa bellissima serata. Vi dico che l'asilo è un bene comune, uno spazio liberato, uno spazio che da 10 anni è autogestito da una comunità informale di artisti e lavoratori dell'immateriale. Questa comunità si incontra ogni lunedì alle 7 e che cosa fa questa comunità? In cosa si impegna? Questa comunità tiene in mano questo spazio e lo dedica e lo tiene libero per la città e per ogni sorta di attività che ha a che fare con l'arte e la cultura. Quindi, come dire, anche questa sera è possibile grazie ai mezzi di produzione, questo teatro, questo spazio qua, che permette ad ogni evento che avviene in città di realizzarsi. Un'ultima cosa, dato che questo spazio è uno spazio autogestito e autofinanziato, se volete potete all'inizio lasciare, c'è un piccolo tavolino dove appunto potete lasciare una piccola donazione non vincolante. Non rubo altro spazio per questa serata dedicata alla musica classica napoletana e buona serata. Vi ringrazio e ti auguro un buon proseguo di serata a tutti quanti. Vorrei, se è possibile, avere qui sul palco vicino a me il presidente, il signor Cozzi. Maria Rosaria Cozzi, che naturalmente è grazie, un applauso anche a lei. Signor Presidente, sono la residente del tavolo salute mentale della consulta. Possiamo avere anche il piacere di avere qui Vincenzo Cozzi? Vincenzo Caporale e Maria Rosaria Cozzi. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio sentitamente i partecipanti a questa serata che ha un grande valore umano e sociale, perché tratta il tema della salute mentale. La salute mentale intesa come bene comune. In questo ultimo decennio ci sono state varie istituzioni. Abbiamo istituito il Comitato di lotta per la salute mentale, successivamente è stato istituito l'Osservatorio per la salute mentale, che ci ha consentito di visitare i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ci ha consentito di visitare i servizi territoriali, ma non ci siamo limitati soltanto a visitare i servizi territoriali di SPDC. Noi abbiamo inteso, attraverso le conoscenze, trasformare quella che è la sofferenza attraverso conoscenze, attraverso l'arte, la musica, la fotografia e tante altre attività espressive. Abbiamo inteso trasformare la sofferenza. Difatti i ragazzi si riunivano tutti i pomeriggi e trascorrevano qualche ora in una maniera più, voglio dire, più normale, più lieta di quella che si trascorre nel privato convenzionato.
perché noi sappiamo bene che l'unica cura che c'è oggi consiste nell'erogazione di psicofarmaci e nella realizzazione dei PTRI, che sono progetti terapeutici individuali, nel privato convenzionato. Nel privato convenzionato, dove il sofferente non si riabilita, non si riabilita perché non è a contatto con l'esterno. Nel privato convenzionato svolge l'unica azione di custodia ed erogazione di psicofarmaci. Quindi le risorse non è che non ci sono, ci sono, ce ne vorrebbero altre, però quelle che abbiamo a disposizione vengono unicamente impiegate nel privato convenzionato, che non svolge nessun effetto terapeutico riabilitativo. La salute mentale, tutta la sanità, ma in particolare la salute mentale in quest'ultimo periodo, dopo la pandemia e dopo la crisi economica, versa in condizioni veramente drammatiche. Tant'è che hanno inviato una lettera ai massimi esponenti delle istituzioni, hanno inviato lettera a Mattarella, hanno inviato lettera a Meloni, a Schillaci, descrivendo la drammaticità della situazione della salute mentale sul nostro territorio. Drammaticità che secondo me non è venuta soltanto dalla mancanza delle risorse, difatti loro volevano assicurare il 5% del Fondo Nazionale. Però questo 5% lo predichiamo da anni, ma non è solo il 5%, è come viene impiegato, come vengono impiegate queste risorse. Le risorse devono venire impiegate in maniera adeguata, le risorse devono venire impiegate per includere i pazienti nel tessuto sociale. E di pochi giorni fa la notizia che l'ASL Napoli 1 Centro ha degli appartamenti da locare o da vendere. Perché questi appartamenti non destinarli alla salute mentale e far sperimentare ai giovani sofferenti una vita autonoma, fatta non solo di psicofarmaci, fatta non solo di isolamento, di esclusione sociale, di quella che Sergio Pira chiamava esclusione sociale impregnata di sofferenza, ma fatto di inclusione. Perché dobbiamo sapere tutti che il primo e fondamentale atto terapeutico è l'inclusione. Vi ringrazio. Grazie. Cercherò di affrontare due aspetti molto rapidamente. Uno è quello dei diritti negati e l'altro è quello delle istituzioni abbandonate. L'evento di questa sera, il concerto di questa sera certamente è un inno alla musica, all'arte e intende per questo porsi all'interno di tutti gli eventi che in Italia accadono per rifondare i diritti, perché stiamo in una stagione nella quale i diritti si perdono e non si conquistano. Ma per quale motivo perdiamo questi diritti? Quando abbiamo una carta costituzionale, la Repubblica Italiana, una carta costituzionale che non fa che ribadire la lotta alle discriminazioni, la riduzione delle diseguaglianze di qualsiasi genere esse siano, sociali, culturali, ambientali, di salute. Allora esaminiamo un diritto fondamentale, sono pochi quelli sanciti dalla Costituzione. La tutela della salute è un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, recita questa Costituzione. E in questo spirito è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale ed è stato istituito proprio per dare conto a questi principi che dicevo prima della lotta alle discriminazioni e della riduzione delle diseguaglianze. Tant'è che ha attuato i criteri cosiddetti delle 3U, doveva nascere un sistema sanitario universale, uniforme e unificato. Ma che cosa significano questi termini? Perché andiamo a vedere la caduta di questi diritti? Perché un tavolo a tre piedi, mi insegnate, se incominciamo a togliere un piede poi cade il tavolo. Anche gli altri due pilastri vengono a cedere e a mancare. Unificato perché?
perché prima dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale noi avevamo tante piccole sanità, avevamo una sanità di serie A, una di serie B, una di serie C, a seconda del proprio censo, a seconda del proprio lavoro, a seconda della propria condizione di povertà. I poveri erano assistiti dai comuni, chi stava nell'elenco dei poveri poteva ricevere l'assistenza dal comune, ma immaginate i comuni più poveri come potevano dare assistenza ai poveri? E quindi si è verificato come questo poteva essere contrario alla istituzione di questo Stato, alla Costituzione, e quindi si è tentato di applicarlo. Ma come hanno fatto a smontare questa unificazione del sistema? Molto semplice: quegli stessi partiti, sindacati, associazioni, cooperative che hanno dato la spinta per creare l'istituzione sono venuti meno a questo principio dell'unificazione, di rendere omogeneo il comportamento su tutto il territorio nazionale del tipo di assistenza, perché quel principio stabiliva che invece di tante casse mutue diverse, tanti contributi diversi a seconda della provenienza, c'era un unico contributo, la fiscalità generale, le tasse, attraverso il quale si garantiva la copertura dei rischi e dei danni alla salute. Ebbene, questo principio è venuto meno. Come? I contratti di lavoro nazionali hanno incominciato a creare fondi aggiuntivi, fondi integrativi, e abbiamo incominciato a differenziare, a discriminare fra le persone, chi più e chi meno. Poi sono nate le assicurazioni, alla fine si è stabilito che i medici all'interno delle strutture potevano erogare attività libero professionale, quindi essere pagati, quindi un cittadino pagare per avere un intervento prima e meglio di un altro che non poteva pagare. Quindi è caduto questo pilastro di una regola fondamentale della terza unificazione del sistema, e poi man mano l'uniformità e l'universalità, come d'altronde esce fuori dal discorso fatto prima da Rosaria, è venuto a mancare lui stesso. Non è un problema di fondi, è un problema di scelte politiche. Quei politici, le istituzioni hanno scelto di affidare al mercato anche la tutela della salute. Affidandola al mercato la tutela della salute, si è progressivamente monetizzato, tariffato tutte le prestazioni sanitarie, il che vuol dire che dettava legge il mercato. Il che vuol dire che le istituzioni hanno fatto sì che la politica, da dirigente verso le scelte culturali, economiche, sociali, amministrative e via di seguito, diventasse a sua volta serva del monopolio economico, del mercato economico. E quindi anche la salute è diventata una merce scambiabile. A seconda delle condizioni del proprio censo si garantiva la salute o non si garantiva la salute. Ebbene, questa è l'evidenza di come andiamo in una stagione in cui si perdono sempre più i diritti e non si riconquistano più. Allora com'è che possiamo rinvertire, ricambiare la condizione? Certamente facendo un intervento di natura politica, e le consulte, che dovrebbero essere la struttura che dà supporto alle istituzioni, perché riesce a prendere i bisogni delle persone e delle collettività e a trasmettere delle indicazioni precise alle istituzioni per una scelta di campo, devono aumentare la loro forza per riuscire a obbligare le istituzioni a cambiare registro, perché fin tanto che le organizzazioni che occupano, le persone che occupano le istituzioni faranno primeggiare il mercato, è inevitabile che la salute non potrà essere tutelata in misura egualitaria. Allora, per opporsi e per ridurre le diseguaglianze, che purtroppo negli ultimi decenni sono soltanto aumentate e non si sono ridotte, dobbiamo far sì che il criterio dell'equità venga assunto dalle istituzioni e dai politici. Parlare ai politici, parlare ai rappresentanti che sono lì ad occupare delle poltrone, significa far passare il criterio dell'equità, altrimenti la riduzione delle diseguaglianze sociali e di salute non potrà mai essere raggiunta. Ora, con un po' di invidia, vi lascio al concerto che non potrò ascoltare. Thank you.
Salute Mentale della Consulta. Volevo brevemente presentarvi la Consulta Popolare Salute e Sanità della città di Napoli. La Consulta Popolare è stata istituita prima nel 2018 con decreto sindacale, successivamente nel 2021 con delibera di giunta approvata all'unanimità. Lo scopo della consulta è quello di accogliere il disagio sociale, di accogliere il disagio umano. Si divide in vari tavoli: tavolo rete ospedaliere, tavolo salute mentale, tavolo epidemiologico, tavolo carceri e tavolo immigrati. Noi ci riuniamo tutti i lunedì, il comitato di lotta si riunisce tutti i mercoledì, potete raggiungerci al museo, alla Galleria Principe, saremo ben lieti di accogliervi perché insieme possiamo essere più forti. Grazie. Allora ringraziamo i nostri graditi ospiti che hanno manifestato e rappresentato quello che è stato lo spirito di questa manifestazione, e dopo che queste parole mi auguro che abbiano colpito il vostro cuore, adesso cerchiamo di farvi colpire alle vostre orecchie dai mandolinisti napoletani che si esibiranno in quattro pezzi. Io ve lo anticipo, non sono pezzi napoletani e quindi praticamente di musica classica. Diamo il benvenuto ai mandolinisti napoletani e a inizio lo spettacolo. Grazie e buon divertimento a tutti. La prima volta che l'ho vista, tutto nella mia testa si è calmato. Tutti i tic, tutte le immagini in continua successione si sono semplicemente scomparse. Quando soffri di disturbo ossessivo compulsivo non puoi avere veramente momenti di tranquillità. Anche nel letto penso, ho chiuso la porta sì, ho lavato le mani sì, ho chiuso la porta sì, ho lavato le mani sì, ho chiuso la porta sì, ho lavato le mani sì. Ma quando l'ho vista, l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era la curva delle sue labbra. Ho un ciglio sulla guancia, un ciglio sulla guancia, un ciglio sulla guancia. Sapevo che dovevo parlare con lei. Le ho chiesto di uscire 6 volte in 30 secondi. Ha detto di sì dopo la terza, ma nessuna di loro mi sembrava giusta. Così ho dovuto continuare. Al nostro primo appuntamento ho passato più tempo a organizzare il mio pasto per colore che a mangiare o a parlare con lei. Ma lei lo amava. Amava il fatto che davo il bacio della buonanotte 16 volte o 24 se era mercoledì. Le piaceva che mi ci voleva una vita per arrivare a casa a piedi, perché ci sono un sacco di crepe sul nostro marciapiede. Ma lei lo amava. Le piaceva che mi ci voleva un'intera vita per vivere insieme. Ma quando finalmente ci siamo trasferiti, ha detto che si sentiva al sicuro, perché nessuno avrebbe mai potuto derubarci dal momento che avevo chiuso la porta sicuramente almeno 18 volte. Avrei guardato la sua bocca mentre parlava per sempre. Quando parlava. Quando mi ha detto che mi amava, la sua bocca si è curvata ai bordi. Di notte si stendeva nel letto e mi guardava spegnere tutte le luci accese. E spente, accese, spente, accese, spente, accese, spente, accese, spente. Ha chiuso gli occhi e ha immaginato che i giorni e le notte stessero passando di fronte a lei. La mattina volevo iniziare a baciarla, ma lei se n'è andata perché le stavo solo facendo fare ritardo al lavoro. Quando mi sono fermato davanti a una crepa del marciapiede, lei ha continuato a camminare, e quando ha detto che mi amava, la sua bocca era una linea retta. Mi ha detto che stavo prendendo troppo del suo tempo. La settimana scorsa ha iniziato addirittura a dormire da sua madre. Mi ha detto che non avrebbe dovuto lasciare che mi attaccassi così tanto a lei, che tutta questa storia era stata un errore. Ma come può essere un errore? Come può essere un errore che io non devo lavarmi le mani dopo averla toccata? L'amore non è un errore. E mi sta uccidendo che lei possa scappare via da tutto questo. E io semplicemente non posso. Non posso. Non posso uscire e trovare qualcuno di nuovo, perché penso sempre a lei. Di solito
Di solito, quando mi ossessiono sulle cose, vedo germi brulicare sulla mia pelle. Mi vedo schiacciato da una successione infinita di auto. E lei è stata la cosa più bella sulla quale abbia mai avuto il piacere di ossessionarmi. Voglio svegliarmi ogni mattina pensando al modo in cui si siede al volante. Come gira le manopole della doccia, come se stesse aprendo una cassetta di sicurezza. Come soffia le candeline, 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 soffia le candeline. Adesso penso solo a chi altro la sta baciando. Non riesco a respirare perché lui la bacia solo una volta e non gli importa se non è perfetto. La rivolgo indietro così tanto che lascio la porta aperta e che lascio la luce accesa.
grazie maestro Pippo Causa per la vostra meravigliosa musica. Un sentito ringraziamento anche a Davide Guida, videomaker, sceneggiatore e regista, che sta in questo momento registrando l'intero spettacolo, che ha letto anche diversi film con temi riguardanti il sociale come il bullismo, la violenza sulle donne e il disagio giovanile. Grazie mille Davide. Vogliamo l'occasione anche per ringraziare che questa serata è stata della rappresentazione dello spettacolo è eseguito dalla Home Studio Music MCM e il suo rappresentante è Emma Voice, che io inviterei sul palco per presentare la sua radio. Grazie. Grazie a tutti e buonasera. Un piacere condividere con tutti voi, anche perché rappresentiamo una radio web. Intanto, prima di iniziare, volevo ringraziare al nostro detentore della nostra radio, Pino D'Alessio, che è colui che creò questa radio, della radio Western Music MCM. Io mi chiamo Emma Voice, piacere a tutto mio. Voglio ringraziare le associazioni anche per quanto riguarda le Onlus. Voglio ringraziare anche l'associazione, che ci tengo tanto a dirlo, Intago. Voglio ringraziare le mamme guerriere, qui un'altra associazione, un applauso forte. Ringrazio anche le associazioni dell'autismo. E la nostra radio comunque è sintonizzata in tutte le piattaforme, pensate un po', a livello internazionale, come Amazon, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, e c'è un'app che potete scaricare che si chiama Spreaker. Una volta messo nei preferiti potete tranquillamente seguirci in tempo reale. E io voglio ringraziare per questo bellissimo spettacolo, grazie di cuore, sono un po' preso dall'emozione, ma dobbiamo essere forti. Ringrazio la mia famiglia, mio padre, mia sorella, i miei nipoti. Ringrazio l'artista blasonatissimo Carmine Guerriero, anche del piano bar e anche un tecnico dello suono. Ringrazio anche Ciro Neapolis, un altro artista di noto, anche nostro collaboratore. E grazie a voi, a tra poco. Grazie. Grazie davvero. Abbiamo detto grazie, vero? Grazie. Grazie. Tengo cappello e mi tengo la giacca. Non mi dite niente, perché ci è dato da vivere e cerchiamo di onorare questo regalo della nascita, dell'essere venuto al mondo, curandoci. E io mi curo. E allora, visto i tempi che corrono, io vi farò ascoltare un pezzo mio di cabaret. L'inquinamento, questo l'ho scritta anni fa, ma è sempre valida. L'altra sera, bella e buona, un orologio sotto avanza, ma facete gare in terra senza senso. Mi scitai che siamo un po' all'ambulanza con un'occhio che guardava ancora in lenza. A mattina per 6-7 si appresenta a capo detto lo dottore Cabarbetta. Ma io non sei inguaiato, mi ricetta. Pigliai gli accertamenti e mi ricetta. Le analisi e l'urina sono piene d'albumina. Il sangue nelle vene qualcosa lo trattiene. A vizia è tutto ombrato. O fegato è incrustato. Un velo di sporcizia a bolgio tasse e nato tale e quale a bolgio besse. Dottore, ma forse analisi lo cesse. Peggio, mi rispondete tristemente, tutto il morbo dell'inquinamento. E credo.
un mano in tutto dente che c'è sta. E non si può fare niente con la mano, abbiamo voluto andare. Solo se mangi roba naturale. E la parola, è in modo intuitivo. O pesce non tiene sostanza, si squadra in avanza per invece della sera. La carne fa scimpoppo cuore, non può fare in cuore per fare impazzire. Un latte fermento istantino, con i latticini ti scappa a pipì, o burro che vede un contorno mi pare un sapore, fa scumma muro. Ca frutta, arduri e patane, se non se ne male non può faticare. Co pollo, con i tuoi capretti, con i tuoi gabinetti, se vede se va. E cicli e cose di anzoglie ti fanno nascere a Roma e stai sempre a trattare, con l'altro si ammosce le cosce, si affroscia la poscia e un po' camminare. Con l'acqua roserina aumenta il piastrino. Invece con frizzante, signori miei, si addormo fatta a Nantes. Vicino al minerale sta scritto naturale, e intanto Gio Pasquale si sta passando male. O vino Don Nicola o fa con metanolo, signori miei, casi non si fa niente, con questo inquinamento partiamo tutto quanto con una verità. Veniamo a una parzella, diamo il tempo ai signori di portare a termine la faticosa opera. Siamo in un convento, la superiora raduna il monachello, come si dice? Le monacelle. Sorelle, si va nel bosco di Capodimonte, non me ne dico tutte giunive. Le monache ci fanno i frittatini, ci fanno questo, ci fanno questo e vanno nel bosco di Capodimonte. Fanno il giro d'onda attorno agli alberi, giro d'onda e poi si sta a prendere. A un certo punto si fa l'orario del ritorno. Le chiamano, quando ne cava mancava sorellisi, anche a sorellisi, perché a sorellisi l'avevano rapita. Di donna in commento, ognuno nella propria cella. Si mette a pregare per il ritorno di sorellisi. Versa mezzo, l'uno mancano quattro, grosso modo questo è l'orario. Dimbo la campana lunga. E chi? Sorellisi. Abiti a brandelle, rosso come una pomarola di San Marzano. Tutta pulita lei, una spalla fuori a cana, la spalla fuori a là. Sorella, che cosa mi hanno fatto? Madre, non osso. No, voi dovete osare, mi hanno fatto, stanno aspettando per sapere che è successo, non osso. Osate, madre, si guarda in dove fa, erano in venti, tutte le cuore che appena ne ricca così, aspido, in venti, sorelle, sì, erano in venti, 3 giorni di sevizie, scelta superiore, sorelle, ma non vi hanno rapito ieri sera? Sì, madre, ma gli altri hai pure rimanendo prima. Dieci anni fa la Rai 2 disse che avremmo avuto nel 2010 qualche cosa in più, avremmo avuto in Italia, perdonatemi la scurrilità, di Zoccio. Vabbè, è così normale. Avete visto? Guardate un po' questo. L'acqua viene. Un applauso al nostro. Ah, grazie, gentilissimo. E allora io lavoravo al provveditorato agli studi di Napoli. Quella giornata mi fece un giorno di riposo e ho scritto Me mort us es. Ma ve la faccio sentire, la scrissi. Vediamo, non si può mai sapere. Ci vuole un po' di sorriso perché cavare che siamo troppo affinati, o no? Sono 4 settimane che mi accade un fatto strano. Non mi viene più la voglia, ma non solo con mia moglie, non mi viene proprio giù. Stamattina la dottoressa Tolomei, specialista in impotenza procedei, dopo 3 ore di visita accurati pro e contro pro a un marito,
frate, un virus è inguaiato, sto coso serve solo a famiglia. Capita, non ci vuole fare. A ritorno ci ho trovato a mutare, mi ha saltato una coscia un po' panata che aspettavo proprio a me. Poi non mi ha dato manco tempo di salutare il marito, sta massa intelligente. Io sono ignorante, ma non sono fesso. A parte il fatto che un mese intero che non mi dovuto, manco con peso. 3 ore e mezzo mi piaccia tanto, ma che ti pensi, non ho capito che fino a mo' sei stato con l'amante. Come si chiama lo stesso? È biondo, è rosso, è bruno oppure è giallo? È vero, è zedello o è maritato? Sentite, questo coso sta moscia a pressa, c'è quello che passa un po' più a letto, abbiate pazienza. È vero, è zedello, è maritato, e mo' mi ha spiegato, si mata poco. Non appena si è calmato ci ha giovitato il soldato. Si è seduto e ha domandato, e questo mago dove sta? Là, no, no, qua. Avanzate che pazziamo, perché ha detto sorridente Gennari, ti amo tanto così tanto che si è arrissata in me stesso, ti amerei perdutamente più di quanto ti amo adesso. Ma poi quando sei convinto che diceva la verità, mi ha guardato lì da lui e mi ha fatto superare. Gennari, la pazzia è bella un poco, ma questo Lazzaro veramente non ci so sa più. No, manco se lo chiami Gesù. Gesù, e non era molto bello di questo galoppante, una palazza di coscia. Lui quello era fulminante, un attacco di meningite, di epatite, ancinavetti. Gesù, non era letto. Malanno per malanno. Fa stai coso che mi sta. Signore e signori, abbiamo ascoltato questa bellissima declamazione da parte del nostro maestro Chartier. Il maestro Chartier si è commosso, veramente maestro. Competente, e significa che ci sta ancora speranza, caro. L'arte a Napoli può ancora dire la sua. Non è finita, non è finita, non è finita. Ci sembra. Leggo sui loro volti, leggo la competenza. Questa è una cosa. Maestro Chartier, grazie. Allora, tutto passaporto. Adesso, signori, abbiamo il piacere di presentarvi Deborah Terlizzi, che declamerà una poesia di Alda Merini. Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti. Sono nate lì le più belle amicizie. I matti sono simpatici, non come i dementi, che sono tutti fuori nel mondo. I dementi li ho incontrati dopo, quando sono uscita. Sono matto, sono nato nel 54 e vivo lì da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro il manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da figlia elementare, e mi stupisco se trovo ancora l'emozione, ma la colpa è nella mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge dietro qua. Me la faccio ancora sotto, perché ho paura per la società dei sani. Siamo sempre stati spazzatura, puzza di pisce e segatura. Questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa questa per te, mi chiedo ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare, una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa per te, non ti fosse la mia cosa.
cuore piccolo dolore. I manti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. I manti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fatti con la neve e colpo di stirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete per scopo le fratelli distanze e guardate tra me voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. I corpi con gli stanchi più ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Nei miei ricordi sarai l'ultima a sfumare, eri come un angelo vestito, tremo sul cuore. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per attingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fosse la mia sposa, una rosa bianca che mi serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I manti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la pubblica che alla fine è mentale. E ti stupisci che non ho ancora l'illusione, sostrenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Cuore mi ha spezzato e vincere.
sulla terra sono tornata, ma il più dolore mi sono rassegnata, ma guardo su quanto il tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo basta, l'amore scompare e la danza finirà. Sopra i balconi, quindi con il vostro calore, ho bisogno delle vostre mani. Il brano si chiama Abbracciami. Grazie, Andrea Sanino. Finalmente stasera scoccò insieme a te. Non si sa cosa può stare, non so buona leva. Chi non dà la coraggio in tale che lo so, o posso la perdere. E lì ciò si sta in mali, o sono mia si tu. Ma che voglio sono
she praises an inmate. She prays to be sculpted by the sculptors. Oh, she don't see the light is shining. Deep in the eyes can find it. Maybe we can make her blind, so she tries to cover up the pain. Color goes away. This color goes away. Cry after the pain is made. Prima di far chitarra e voce di Giuseppe Orienna. Allora, questo, un attimo. Stavamo dicendo. Prima
quando sbattevo in cima leggio così, l'avete notato, no? Allarghiamolo a tutto il palco. Immaginatevi la scena, siamo al centro, seduti, tranquilli, e la scena è questa, abbiamo diversi ragazzi di fronte a noi, ok? Seguitemi. Uno. Avete spento le luci a casa, il fornello gas, e allora perché non sta dietro? Non vi preoccupate, non vi preoccupate. La bolletta sarà sempre lo stesso perché le luci stanno sudate, il gas sta sudato. Se no rimaniamo solo noi che parliamo di luci, siete così belli, restate dove siete. Grazie. Guitarra, si sente? Allora, voglio come sta? Bene? Sicuro? Allora perché chiedo la vostra collaborazione? Non finisce qua, perché la prima canzone parla, avete parlato di Swan, di Cicciotà, avete parlato di... in una mattina due cose che possono cambiare, no? Ma lo sai, beh, è bella così. E allora, proprio perché si volesse cantare una canzone che scrivete tant'anni fa, in De Vighenaud, camminando De Vighenaud. La canzone comincia così, perché poi mi dica a Roce di Teresina, Pulicinè, scegli da sto sole, ne va, troppo tempo ti ha aspettato sole, e la notte è stata lunga, fonda e scura. Tu ti aspetti che il fornuto di sto tempo è già passato, ma se tu stesso solo può fare ancora luce e insieme possiamo poi cantare com'è bello mare, ne fascia paura, com'è bello mare quando si fa scuro. Troppo tempo che aspettato il sole, e la notte è stata lunga, fonda scura. Tu ne aspetti che è frunuto, chi stuviente già passato, ma se potesse il sole, può far ancora luce. Paura insieme come bello mare quando se fa scura come bello mare ne fascia paura come bello mare.
state divertendo? Mo tutti con le mani. Thank you.
Thank you.
rosa non sapete la stessa cosa. Lo sapete che ci ama tanto, lo sapete che ci ama tanto. Non le dica tutte cose, non le dica tutte cose. Whoa.
senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Thank you.
distanza e si indovina che panza ammazza. America ne espressa, tra modo e valli pressa, si nomina blissa, mette in mano a dopo issa. Yeah.
cominciato a cominciare. E si nasce un concesso, con la famiglia allo stress. Una sufiga, una sufiosa, la ricetta è sana va. Numero a me è molto perché mi faccio male, se no non mangiato.